Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Continuiamo la nostra avventura su Final Fantasy IV, dove nella scorsa puntata abbiamo chiuso con la boss fight e oggi cominciamo, o per meglio dire, apriamo le danze con un'altra boss fight. E adesso, ovviamente non a causa di questo, ma a causa di questo. Eccolo nella sua vera forma. Tra l'altro, l'infamata è che effettua un attacco alle spalle. Quindi dobbiamo anche scambiare le fila. Beh, fortuna che ha attaccato Cecil che era messo dietro. Allora, la strategia è fare la magia di fuoco con loro due, vedete, è debole al fuoco. Curare con Tella e con Porom e attaccare invece con Cecil. Ah, lentezza a tutti ha messo. Bene, curiamoci. Vedete, basta stare sempre pronti con una cura. E lo scontro di per sé non dovrebbe essere difficile, anche perché comunque Palom con la magia fuoco fa i buchi. Cecil, diciamo che non è neanche tanto malvagio. Non è neanche tanto malvagio come attacco. Gli ha messo la magia blind, ma alla fine non mi importa più di tanto. Ok, basta curarsi in questa maniera. E siamo a cavallo. Con fuoca facciamo i buchetti per terra. Che ormai non penso dovrebbe mancare molto. Comunque ha molti più HP rispetto alla versione Super Nintendo, forse perché sono in modalità difficile, quindi magari è un po' più aumentata la difficoltà. Ma perché ha veramente tantissimi HP? Porco! Che dovrebbe crepare a breve, spero. Perché, l'altro Tello ha finito anche gli MP.
Ups. Vale. No! Che cacchio ho fatto? Perché? Madonna. Erba dell'eco. Lei energia su tutti. Tu attacca. Mamma mia. Mi sta dando adesso un po' di difficoltà. Ma c'è città pure Cecil, ma porca miseria. Oh, finalmente. Mamma mia, che palle. Ovviamente qua tutti che salgono di livello, giustamente. Mi sembra anche giusto. Ciao. Ciao Scarmiglione. Allora. Ah, ecco, vedete, avevo status cecità pure. E lo status mutismo. Ok, qua curiamo. Il problema è che etere non ne ho più, però qua non è un problema, perché adesso qui dovrò affrontare uno scontro un po' particolare. È importante curare Cecil e avvicinarci a questa tavola, diciamo, del una zanna rossa, grazie, a questa tavola così del rituale, se così si può dire. Finalmente sei giunto, figlio mio. Ecco, veniamo teletrasportati. Tragedy unfolds now, which pains me more than you can know. To end it, I will gift to you my light. Though in so doing, I condemn myself to sorrow greater still. But the hour is late. No other road remains. The time has come. Bid farewell to your blood-stained past. Forsake the darkness you once embraced, or the light will find no hold. Vanquish the Dark Knight. You and he are one no more. Two of them. What's happening? Vessel! Look out! Stay back. This is a fight for me and me alone. My atonement for all the sins I've wrought. My test. And one I do not mean to fail. Ecco, a questo punto la battaglia dovrebbe svolgersi in maniera abbastanza limpida, perché noi non dovremo attaccare lui. Non dovremo attaccare il Cavaliere delle Tenebre, ma dovremo attaccare noi stessi.
Esatto, perché è una sorta di punizione che stiamo subendo. Ovviamente curiamoci quando necessitiamo di cure. Fino a quando ovviamente la mia anima, esatto, vedete, giustizia, onestà, si dissolverà nel nulla. Ci sono anche cose più importanti. Va, Cecil. Ecco. Fatto. Vedete? Your virtue is proven. I will instill you now with hallowed light, formed of my very soul. May it be your strength, though it be the last of night. My son, you must stop Goldberg. Wait! Cecil è diventato paladino. Ebbene sì. Quella era una battaglia abbastanza infima, perché se noi avessimo attaccato il Cavaliere delle Tenebre ci avrebbe shottati praticamente, mentre invece così praticamente abbiamo accettato il fatto di essere stati un Cavaliere Oscuro, però siamo pronti a cambiare e quindi il nostro coraggio è stato provato e adesso siamo diventati paladini. Ma c'è un'altra novità. Mi sono tornati in mente tutti gli incantesimi. Esatto, Tella adesso è diventato una macchina da guerra. Tella ha imparato Meteo ed è una magia che consumerebbe non so quanti MP all'inizio, quindi non potremo praticamente utilizzarla quasi mai. Siamo pronti per affrontare Golbez? No. Non siamo pronti. È quella voce che mi ha chiamato figlio. Da adesso l'equipaggiamento di Cecil non sarà più quello oscuro. Ma sarà per l'appunto, vedete, vabbè, ovviamente spada leggendaria, mano nuda, però tutto quello che abbiamo adesso non è più oscuro, ma dovremo andarla a riprendere successivamente con scudo della luce, eccetera, eccetera. Per il momento utilizziamo questi oggetti che sono quelli più... Diciamo che sono quelli ottimali per lui, anche se in realtà ancora... Vedete, è di livello 1 addirittura, quindi non è più come prima. Dovremmo far livellare anche Cecil, il nuovo Cecil. Però come prima cosa dobbiamo uscire dal dungeon. E io non voglio uscire col teletrasporto, bensì uscirò a piedi per affrontare incontri casuali e allenare Cecil. Quindi da qui molto probabilmente partirà un taglio e poi ci rivedremo nel momento in cui raggiungerò nuovamente la cittadina dei maghi. Allora, eccoci qua dopo una estenuante sessione di farming. Mi sono allenato parecchio con Cecil, tant'è che l'ho portato addirittura a livello 20. Gli altri sono invece rimasti a livello 23, che non è male. Hanno aumentato le loro magie, hanno aumentato un po' tutto. Ho fatto anche parecchi guile e soprattutto Cecil ha imparato diverse magie utili. Per cui, visto che adesso siamo qui, salviamo. Io avevo salvato un po' prima, però adesso che siamo a livello 20 possiamo salvare e continuare effettivamente la nostra avventura. Quindi andiamo.
Dentro il paesino, intanto mi vado a comprare subito l'equipaggiamento del paladino, perché qua adesso ci sono le armature. Allora, cappella a punta, no, a dire la verità, ecco, lo scudo della luce, l'elmo della luce, armatura nobile 8000. Vabbè, guanti, ok. Madonna mia, che prezzi che ci sono. Equipaggiamo tutto a Cecil. Allora, scudo della luce. Mi aumenta la difesa, mi abbassa un pochino le altre cose, non mi interessa. Ah, questo è vero, non l'ho preso. Guanti. Perfetto. Proviamo a vendere qualcosina, a dire la verità, visto che... Ecco, in uso 3, in scorta 1. Ok, vendiamola. Manopole dell'Ade. In realtà questi qua li vorrei tenere. A dire la verità. Veste del bardo no, veste di cuoio. Sì, la possiamo vendere. Devo arrivare a 8000. Come faccio ad arrivare a 8000? Cioè, non ci arriverò mai a 8000. Cioè, dovrei andare a farmare i soldi praticamente combattendo. Se proprio devo essere onesto, ma sinceramente un po' mi secco. Ok, questo vabbè, non mi interessa con nessuno le armi perché vanno abbastanza bene. L'armatura costa 8000, quindi sì, tecnicamente dovrei andare a farmare fuori, eliminando i mostri. Ecco, armatura nobile. Acquisto tanta difesa, ma perdo la difesa magica, che alla fine non mi interessa più di tanto. Gran pozioni 75, eh? Quanto le ho prese tutte queste gran pozioni? Però una costa solo 75 gail venduta. Ne vendiamo qualcuna. Scorta 7. Aspetta. Ah no, gran pozione 75 è il prezzo, ecco. Infatti stavo dicendo, ma dove le ho prese tutte queste gran pozioni? Ah, ok. Vabbè, allora no, lasciamo perdere. No, purtroppo ho veramente poca roba da poter vendere. Ho veramente poca roba. Sì, avrei la spada dell'ombra, ma in realtà la vorrei tenere questa, giusto come collezionismo. Lo scudo scuro pure, cioè tutte queste cose vorrei tecnicamente tenere come collezionismo. Però siccome io sono uno pignolo, uno che si fissa poi su queste cose, vado a fare un po' di soldini fuori e dopo continuiamo. Allora ragazzi, ho provato a combattere un pochettino, ma veramente i gail che ti danno per battaglia sono davvero, davvero pochi. Quindi è inutile che io continui a perdere così tanto tempo. Avrò modo comunque di poter fare equipaggiamento più in là, per cui proseguiamo avanti e basta. Bella questa immagine.
Bene, adesso abbiamo finalmente la possibilità di ritornare a Baron. Non so effettivamente quanto abbia registrato, a dire la verità. Dovrei controllare e vedere quanto ho registrato. Però magari attraversiamo questa zona e poi prima di arrivare a Baron ci fermiamo. Giusto per rendere tutto un po'... Ed eccoci a Baron. Questa era la porta che prima non potevamo aprire. Allora, iniziamo a scendere. Vediamo se possiamo trovare qualcosa qui nel frattempo. Che io non mi ricordo se c'era qualcosa che ho lasciato forse alle, diciamo, alle spalle in generale. Vediamo. Questa era la casa di Sid, però Sid ovviamente non c'è. Quindi dobbiamo andare al castello, mi sa. Esatto. È andato al castello, ok. Quindi dobbiamo andarlo a prendere al castello praticamente. Ai, nelle fauci del nemico. La porta è chiusa a chiave. Ma a me non importa. Non credo di dover prendere o trovare qualcosa qui. Se ora diciamo la mente non mi inganna, e qua non dovrei trovare nulla, a dire la verità. No, qua non c'era nulla che mi interessasse in questo momento. Quindi potrei tecnicamente anche uscire e dirigermi al castello. Ed è quello che faremo. Però il problema è proprio questo, che non possiamo entrarci da nessuna parte. Allora, se non sbaglio, c'era un passaggio che mi permetteva di andare nel castello. Il problema è che non ricordo dov'era sto passaggio. No, questa è la casa di Sid. No, questa è la sala del passaggio. Oh, mi sto un po' confondendo. Casa di Rosa. Dov'è Rosa? C'è al castello insieme a Golbez e tutti quanti a fare festa. Beh, qui non c'entra niente, perché qui vado dove c'è l'acqua e qui sinceramente non c'è un granché. A meno che forse debba uscire da quel lato. Vediamo se... è che però, madonna, non me lo sto ricordando proprio. Vediamo da questo lato. La porta in quella casa... certo, nasconde un passaggio sotterraneo che porta al castello. Ecco, ma ora è chiusa. E a me serve quella, effettivamente. Serve esattamente quella casa. E questa è la porta che devo sbloccare per poter andare al castello. Io mi ricordavo che c'era questa porta. Vediamo se dovevo parlare con qualcuno. No.
Madonna, mi sono impallato. Oh, Young! Ecco. Cioè, con un colpo mi ha shottato praticamente. Ah, allora, facciamoli fuori. Gli hanno fatto una sorta di lavaggio del cervello, poverino Young. E basta con sto calcio. Forza. Oh, sei ripreso. E le fauci del Leviatano. Oh, finalmente Young entra in squadra. Ed è per questo che noi, ai tempi, come vi avevo fatto vedere, abbiamo preso praticamente abbiamo preso l'equipaggiamento prima, no? Il piccolo genio. La chiave. Che sblocca la porta a ovest che prima era chiusa a chiave. Perfetto, ora possiamo partire. Allora, sistemiamo un attimo il gruppo però. Ah, ok, Young messo lì che attacca in prima linea. Perfetto. E equipaggiamolo. Dato che adesso è tornato... È tornato, diciamo, in sé... Ok, diamogli questa. Possiamo equipaggiarlo. Poi gruppo no. Va bene così. Adesso esco un attimo dalla città per salvare, così ci salutiamo e poi ci vediamo nella prossima puntata. Quindi grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.